Buongiorno a tutti ragazzi, qui è Arduino Schenato da iRforex.com e in questo video voglio parlare di un argomento che in questi giorni è molto molto caldo, ovvero GameStop, questa azione che per svariati motivi ha avuto un rialzo enorme proprio in pochissimo tempo e capire anche i motivi per cui io preferisco consiglio e preferisco tradare mercati più sani, più stabili, che sono ovviamente più tradabili e diciamo più prevedibili. Ed ecco qui il grafico che vedete a fianco a me, è il grafico proprio di GameStop, che tra l'altro è un grafico a barre settimanali, tanto per farvi capire vi faccio vedere un grafico giornaliero. Questo è avvenuto nel giro di, guardate, una settimana, quindi un rialzo, direi alquanto incredibile, 1000%. Non voglio oggi soffermarmi sul chi, il come e il cosa, ma voglio farvi capire che mercati di questo tipo, seppur possono in effetti far avvicinare molti alla borsa, in generale ai mercati, perché un rialzo di questo tipo può sembrare no, di riuscire quindi a prendere questi spunti dal mercato e magari di fare queste performance enormi nel giro di pochissimo tempo e quindi fast money, no? Soldi veloci. Ma così non è come si opera in modo costante. Il trader deve cercare sempre di avere non solo una profittabilità nel tempo, nel lungo termine, ma anche di essere, come dire, costante, e quindi è preferibile non scegliere titoli di questo tipo, ma più che altro non scegliere cose che non si conoscono. Bisogna cercare di approfondire, come dico sempre, dei mercati, focalizzarsi su quei mercati e cercare quindi di diventare, diciamo, degli specialisti su quei mercati. Io, per esempio, qui vedete, non ho neanche preso il Forex, anche se poi lo prenderò, ma inizialmente voglio farvi vedere la differenza che c'è, per esempio, su alcuni titoli italiani oppure anche qualche titolo americano molto molto importante e questi titoli che sono inizialmente anche molto poco liquidi e che poi ad un tratto si crea bumping sui titoli e possono creare queste situazioni. In realtà poi non è neanche facile entrare e uscire da un titolo del genere. Quindi io, se la domanda, la vostra domanda è, ma conviene mettere, diciamo, nella propria operatività anche cose così aggressive, così spinte, io dico di no, questo è il mio consiglio. Poi ognuno può ovviamente assolutamente non essere d'accordo con la mia opinione, ma io sono dell'idea che se si vuole mantenere un profilo costante e soprattutto riuscire a capire e carpire i movimenti del mercato, che spesso sono anche ripetitivi, conviene ovviamente focalizzarsi su alcuni titoli o alcune coppie di valute o insomma alcuni asset e soprattutto quelli che sono maggiormente liquidi e che tendono a essere nei rialzi e nei ribassi, no? Costanti nel tempo. Guardate qui, questo è un giornaliero, io prenderò adesso dei grafici giornalieri, guardate un po' di cosa stiamo parlando, ma ne potrei prendere altri 1000 di titoli, soprattutto americani, magari che hanno poca liquidità e che subiscono dei movimenti così repentini che poi magari vengono anche rimangiati nel giro di una settimana, come sono saliti del 1000%, possono scendere del 1000%. Per esempio, per stare nel tema titoli, io qui ho per esempio una watch list principalmente del mercato italiano, ma vi faccio vedere, potrei anche partire da Tesla per dire che già è un mercato molto più spinto, però Tesla inizia ad avere molta liquidità, molti scambi e come potete notare, vedete, è già un mercato diverso, è un mercato che ha la sua tendenza, un mercato che ormai si è costruito in un certo modo e che seppur ha avuto anche qui un rialzo enorme, si possono iniziare a riscontrare delle dinamiche, diciamo, di mercato che sono ripetitive, gli swing per esempio, dei movimenti chiari di tendenza e gap, diciamo, nella norma. Se vogliamo venire nel mercato italiano, che è molto meno volatile, quindi ancora più, diciamo, gestibile nei suoi movimenti, per esempio prendo un titolo Eni, guardate qua, questo è il titolo Eni, mercato che scende con le sue dinamiche di rialzo, di ribasso, con giornate di ribassi, giornate di rialzi,
E poi movimenti che magari sono anche spinti molto forte, ma che comunque non hanno nulla a che fare con quel bumping pazzesco di 3-4 giorni da 1000%. C'è Eni, ma potrei prendere Enel, stessa cosa, potrei prendervi Saipem. Cioè, sono tutti titoli questi qui che, come potete notare dal grafico, si riesce con questi titoli a costruire delle cose, ma se vogliamo andare in America, comunque titoli importanti come Facebook, come Apple, Amazon, ecco, cerchiamo di rimanere su quel tipo di asset da tradare. Poi sapete che io sono un forexiano in primis e sapete le valute, se io prendo l'euro-dollaro, questo è un grafico daily, guardate come sale, cioè ci sono dei movimenti, guardate qua, che fanno il loro corso, poi hanno un periodo di lateralità, ripartono poi ancora ed è molto difficile, il Forex ancora di più rispetto all'azionario, questa è una delle caratteristiche che mi piace molto, è molto difficile che un euro-dollaro nel giro di un giorno faccia il 1000%, è già difficile che faccia l'1%, provate a pensare un po'. Quindi discostiamoci anche da questa solita modo di vedere il Forex come un mercato speculativo e basta, invece è un mercato che ha, anzi, probabilmente anche rispetto all'azionario, non ha gap, ha grafici molto lineari, non ha dei movimenti sia al rialzo che al ribasso che sono troppo repentini in troppo poco tempo, ma si riesce invece a essere anche razionali nella gestione dei trade, nella gestione anche dei movimenti che fa appunto il mercato, e quindi questo è quello che noi trader vogliamo avere nel momento in cui facciamo delle operazioni. Questo per dirvi che, siccome qualche mail negli ultimi 2 giorni è arrivata, poi ovviamente i social oggi impazziscono per questa cosa, quello che io, ecco, voglio puntualizzare da me come trader privato e da Airforex, che è, diciamo, il sito con il quale cerchiamo di portare avanti un discorso di formazione didattica al massimo professionale per quello che riusciamo, volevamo dare questo messaggio: non andate a cercare quei movimenti, ma cercate invece di andare a focalizzarvi su mercati come questi, le maggiori coppie di valute, i maggiori indici di borsa, i maggiori titoli italiani, i maggiori titoli statunitensi anche, seppur l'America ha la sua volatilità, però prendiamo magari i maggiori, non prendiamo titoli che non sappiamo chi sono, non li conosciamo proprio, non li abbiamo mai sentiti, oppure materie prime che hanno dei movimenti interessanti, cioè prendiamo per esempio l'oro, no? Anche l'oro con la sua grande volatilità, perché comunque sapete l'oro non è un mercato poco volatile, ma vedete come si muove, questo è un grafico giornaliero, quindi ha le sue giornate di rialzo, i suoi pullback, i suoi movimenti di lateralità, i trading range, il ritorno di trend con i breakout, retest, cioè queste cose sono le cose che per noi diventano poi una classica, un pattern, no, ripetitivo che ci permette quindi di vedere un mercato, di conoscerlo e di gestire quel mercato in base alle dinamiche che fa e quindi essere più predittivo. Un mercato che dall'oggi al domani mi può fare un 1000% o può fallire perché chissà perché, ma neanche voglio sapere il motivo, diciamo che poi diventa più difficile se si vuole fare il trader, diciamo, di professione, a meno che non si faccia qualche scommessa pura e quindi non si tratta più di trading, ma si tratta proprio di scommessa, dove si dice: bene, metto 1000-2000 euro in quel titolo, ci scommetto sopra e vada come vada, ma è molto diverso che fare un trading pianificato, serio, la goccia continua che ci permette di creare, diciamo, quella plus che poi porta a fare il trading ogni giorno e soprattutto farlo con tranquillità, non dovendo pensare che chissà, la notte non dormo, chissà come apre domani il titolo, chissà che cosa succede. Queste cose qua purtroppo lasciamole ad altri almeno e non deve essere nostra cosa. Bene, anche per oggi è tutto. Oggi ho fatto un video un po' di faccia e un po' con i grafici per farvi capire questa cosa, proprio per farvi notare i movimenti e le cose che andiamo a cercare, sia se si parla di titoli azionari, sia se si parla di forex o indici o materie prime. Io per oggi direi ho detto tutto, noi ci vediamo ovviamente ai prossimi video, alle prossime live, vi chiedo ovviamente di lasciare un bel like sul video, di iscrivervi al canale ancora se non l'avete fatto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!